agli altri, brutto della classe, vogliamo, quello pizzaro deve usare altri artifici per farsi accettare. L'artificio della creatività è quello a cui si ricorre più spesso, no? E c'è una canzone di Paolo Conte che dice di godersi lo spettacolo d'arte varia di un uomo innamorato. Lo spettacolo d'arte varia significa che una persona innamorata, per esempio, laddove non arriva fisicamente a riempire i vuoti, deve riuscirci con la musica, la pittura, l'arte, qualcuno con lo sport. Sono delle esigenze di espressione. Tastiera, mi ricordo quella di organo elettronico, mi è stato fallimentare. Non riuscivo proprio a concepire la lezione. Oggi io mi trovo in una situazione paradossale perché compongo e canto non sapendo cantare e non sapendo comporre. E mi rendo conto che più passa il tempo più vorrei avere la padronanza armonica delle cose quando suono, ma non ce l'ho perché ho rifiutato l'insegnamento, no? Perché secondo me in quell'insegnamento vedevo un dogma, vedevo un'imposizione. Infatti io non sono una di quelle persone che riuscirebbe a studiare la musica, sono sicuro di questo. Mentre io ho letto che tra poco forse ci sarà un tuo nuovo CD, ce ne puoi parlare? No, io ho semplicemente detto che è finito il tour, lavorerò al nuovo CD, ma non l'ho mai pensato. No, quindi non hai ancora pensato un filo conduttore? Ho delle idee, mi piacerebbe fare qualcosa di diverso, come sempre ho fatto, però insomma dopo 4 album che in modi abbastanza diversi affrontavano le tematiche della critica sociale, adesso vorrei fare qualcos'altro. Non vorrei rimanere ingabbiato nel personaggio, ecco, cercare di rappresentare il mio pensiero anche sotto altre forme. Poi ci penserò, ho un'idea in mente, però potrebbe cambiare anche tra 2 giorni. Perché l'ho scritto centinaia di volte, l'ho cantata, in qualche modo hanno una ritmica per cui me le ricordo. A volte mi capita di impappinarmi, ma sai perché? Non perché non ricordo i testi, perché mi distraggo. Se vedo qualcuno tra il pubblico che sta magari cantando con il mio stesso labiale, poi a un certo punto si imbroglia e fa imbrogliare anche me. E allora lì sono costretto all'artificio del freestyle, cioè quel momento cerco di chiudere comunque la rima con altre cose. Tantissimo. A molti me li davo perché mentre intorno a me molti ragazzi erano stracolmi di soprannomi, io non ne avevo, a parte Caparezza da piccolo, allora me li davo io a seconda di tipo Passo Pesante, Egiziano, Mix al Re, c'erano veramente tantissimi. Cioè, tu non bevi, ma oltre di dire parlacce... No, la tua parte. Non bevo, non fumo, non mi trovo. Ma oltre di dire parlacce, non avrai mancato difetti? Ne ho 100.000 di difetti, potrei portarti tutte le ragazze che ho avuto finora. Sono abbastanza paradossalmente chiuso, molto fissato con quello che ho da fare perché sono totalmente innamorato del mio mestiere. Questo mi fa in modo che io tralasci tutto il resto, e quindi vivo in una situazione in cui per me la musica è tutto ed è totalizzante. Questo può essere anche un grave errore che sto commettendo, però col passare del tempo credo di aver fatto una scelta. Una delle accuse che mi vengono fatte più spesso è quella di essere abbastanza chiuso, di non aprirmi abbastanza, però per me questo dipende dal fatto che sono stato molto timido nella vita. Dico sono stato, ma in realtà continuo ad essere, ma mi sono a minore. Ero talmente timido, patologicamente timido, quando andavo alle feste mi nascondevo dietro i divani, non volevo che mi si vedesse, no? E guarda il paradosso, mi ha portato a stare sui palchi. E quindi la mia chiusura, la mia voglia di non esprimere il mio privato probabilmente dipende più dalla timidezza che da qualcos'altro, però sì, sicuramente un difetto. Mi sono reso conto di essere nato e cresciuto in un mondo che è il mondo della violenza, non è una cosa soltanto del genere umano, la natura è violenta, è nell'ordine delle cose la violenza, perché una persona che nasce con un'indole non violenta è destinata a soccombere, può sopravvivere. Chi è violento eredita la terra, non ereditano la terra, come si dice biblicamente, gli umili o quelli che non... o i non violenti. Per cui questa è sicuramente la cosa che mi fa più paura, perché è un'imposizione vigliacca, perché fa parte, perché si sa che noi siamo fatti di corpo, siamo fisici, materiali, quindi la violenza è un modo per imporre le cose, e mi dà fastidio. Ma non vorrei sembrare politicamente scorretto, ma La scomparsa dei fatti di Marco Travaglio è un bel libro, perché ti fa capire delle cose, perché comunque
che molte cose siano sottaciute in questa epoca. Poi lui non lo vedo come un personaggio politico schierato, lo vedo come una persona abbastanza equidistante. Ma un libro che leggevi da ragazzo? Il libro che leggevo da ragazzo potrebbe essere qualsiasi libro fantastico senza passare da Salgari o dai fratelli Grimm. Può darsi anche che... Ma forse anche nei fumetti c'è qualcosa di alto, non è detto che siano... C'è un fumetto che si chiama Maus, molto interessante, parla comunque della Shoah e potrebbe leggerlo chiunque, ed è davvero un bellissimo tentativo. Okay.